Cioè, com'è la famiglia di Napoli? C'è lui, l'amico suo, chiacchieratissimo ovviamente, la sorella dell'amico suo, il cuoco che appunto era stato un vecchio, no, un cospiratore, così, e il vecchio Margaris, questo greco, cioè era una famiglia completamente improbabile. No? Se si pensa alla famiglia d'origine di mio padre, si vede, come dire, la famiglia che in qualche modo lui, in cui lui si trova, no? Quante polemiche su Ranieri, Ranieri è un personaggio molto discusso. Ecco, però io trovo che, diciamo, anche proprio nella sua vita, chiaramente Leopardi abbia mostrato come se ne fottesse, diciamo, di tutti i conformismi, gli schemi, l'interbene del suo tempo e così via. Quindi, e tutto questo che cos'è se non appunto un voler tenere quest'anima sempre aperta, quindi farsi male, quindi ferirsi, e questo mi è capitato di dire, lo ribadisco senza nessuna vergogna, che diciamo per tanti versi, diciamo, Leopardi è stato nell'Ottocento in una posizione non così dissimile da quella che ha avuto Pasolini nel Novecento. Pasolini di sé diceva: io sono un tollerato. Cosa voleva dire? Chiaramente Pasolini era Pasolini, cioè scriveva su Corriere della Sera, c'era cioè uno dei grandi, delle grandi figure, no, della cultura italiana. Al tempo stesso dava molto fastidio, cioè era comunque, ma dava fastidio non soltanto ai perbenisti per il fatto che era omosessuale, per la sua, ma dava fastidio anche a tutte le varie chiese, no? Così diciamo, che in qualche modo non riuscivano mai a irrigimentarlo, no? C'era sempre da un'altra parte. E questo in fondo, appunto, mica Leopardi non era Leopardi nel suo tempo, già non era considerato, era Giacomo Leopardi, ma appunto è il premio della Cruscano e tutti gli attacchi degli amici di Toscana e insomma tutto quello che ha dovuto subire, insomma, tutte le censure, tutte le fatiche, insomma. Quindi è chiaro, si sente, c'è, cioè, la disperata vitalità del resto, no? Ha scritto Pasolini, parlava di disperata vitalità, è qualche cosa di... Pensate che vitalità è uno dei lemmi dello Zibaldone, no? È sensibilità, vitalità, è curioso. Quindi per dire, e allora ecco, questa giovinezza è una giovinezza che era anagrafica, perché Leopardi è molto giovane come Mozart, è molto giovane, insomma, come tanti, diciamo, così fatidica soglia dei 37, diciamo, che per tanti grandi artisti è stata stranamente una, così, e appunto una soglia. E, però c'era proprio anche una giovinezza, proprio, ecco, una giovinezza che si vuole tenere, cioè che si vuole, come dire, vivere. Quindi appunto chi non ama Leopardi e dice roba da adolescente, lo dica pure, ma chi lo ama rivendichi invece questa sua adolescenza perpetua, perenne, questo non piegare il capo, non dire no ai conformismi, non allinearsi alle solite cose trite e ritrite, no? Pensare sempre col dubbio, col proprio... E così.